Folloni, che Scarlino invece storicamente che lo ospita è sempre duro. No, ma Follonica c'è il Movimento 5 Stelle, c'è Ubaldo, io Ubaldo, che arriva la gloria, Ubaldo Giardelli. No, lo sa, no, alle 3 fai di io domattina non ce la faccio, ho il collegio dei docenti di scienza nella scuola, per la mozione Sono presente. Siamo conosciuti a conferenza stampa. Il nostro produttore. Di Pisa, sì, io faccio però delle gaffe perché. Mi fa tutto il concetto professore. Maestrino. Maestrino, sessantenne, quindi una volta ero maestrino, ora ero un maestro vecchio. Quando vuoi, facciamo un io ho presentato il ciclo dello scatto di palla, ragazzi, io su questo sono una potenza. Passato Bruzzesi, che è direttore, sì, direttore della EDR, 140.000 euro l'anno, nominato dalla Giunta Rossi, a vita. Lui è per i rifiuti, ma parecchio. Hai visto? Bruzzesi. Muore. Gabriele Bianchi, dopo la manifestazione di Follonica qui. Manifestazione Follonica qui perché bisogna ribadire le scelte che sono state fatte a Follonica dal sindaco PD, che io nomino, che ha apertamente dichiarato contro l'incenerimento, e questa è l'unica strada possibile. Non c'è Andrea, c'è su. Va bene, va, contro facciamo vedere poco per l'intervento. Sì, perché allora voglio avere un imposto subito con le attività. Non ti può sapere, ti può dire. Cioè, che c'è la no. Ma se ne vai a avere te come sindaco di Denisco e ci scusi sopra, è vicina di molto coglione, ragazzi. Vicina coglione. Perché guarda, sono migliaia e migliaia di rimborsi, ma vedete? Tu triaggio se fate 40.000 di salario. Grazie per fare il tuo giornata dalle 4 in poi sulla costruzione di un distretto che parte circolare.
Fuori dal palazzo perché siamo dei cittadini che vogliamo manifestare con i cittadini l'incazzatura verso le scelte sbagliate dell'amministrazione PD, della giunta Rossi. Sono arrabbiati perché sentono la salute minacciata dagli inceneritori e sono arrabbiati ancora di più perché sanno che ci sono le alternative e quindi sono incazzati neri perché dicono: cavolo, ma fanno male gli inceneritori, nel mondo c'è già chi fa senza, creano più posti di lavoro, l'ambiente è più pulito, cosa aspettate ad approvare la mozione rifiuti zero che presenterà il movimento nel consiglio del 9 e a sposare questa strategia che crea più posti di lavoro, l'ambiente più pulito, più salubre? Allora vediamo questo fiato sul collo cosa porterà. Poi ci sarà anche la ricezione di questi film. Allora, il nostro attivista Ubaldo Giardelli dai comitati di scambino del Grossetano hanno raccolto 1300 firme contro la riapertura dell'inceneritore di Scarlino. Sono dei cittadini che vogliono che la politica segua l'indirizzo politico che danno loro con queste firme. E allora vediamo cosa succederà sempre nei confronti della giunta Rossi. Posso? Certo. Le firme te l'hanno già consegnate? Non ancora, stanno aspettando. Stanno firmando mentre sono tutte firme di giapponesi cinesi. Controlleremo. Quando è così. Pur di fare bocciare i genitori sono capaci queste mamme. No, fate aiutare, lui ha sempre lavorato nel tempo. Allora, con queste firme adesso cosa si farà? Sono arrivate più di 1300 firme da Grossetano che chiedono a noi alla riapertura del cimitero di Scarlino, ma è un messaggio chiaro, tutti i cittadini hanno scambio oggi.
anniversario nostro. Di Firenze sono tutti arrabbiati per l'apertura di nuovi inceneritori, vogliono una progressiva chiusura degli inceneritori e sono arrabbiati anche perché sanno, sono informati che nel mondo ci sono le alternative, si può fare senza inceneritori. Un piano di riciclaggio regionale creerebbe 10 volte i posti di lavoro di un inceneritore, ogni milione di tonnellate riciclata 2000 posti di lavoro. Abbiamo la soluzione sotto gli occhi, dobbiamo sposarla e abbandonare le logiche. Oggi non c'è il consiglio regionale perché è l'anniversario delle nozze del presidente Ciano. Peccato il giro per Firenze, dimenticando la moglie a casa probabilmente. Non è vero, non è vero. Allora, 1300 firme perché no? Sì, arrivano queste 1300 firme da Grosseto, dai genitori di Scarlino, perché i cittadini di quella zona non vogliono la riapertura dell'inceneritore, ma oggi siamo qua con loro, insieme a tantissimi altri cittadini della Toscana, insieme al comitato Mamme e l'inceneritore, che chiede alla politica di sposare una gestione dei rifiuti diversa. I cittadini sono arrabbiati perché non vogliono l'apertura degli inceneritori, che sono, creano problemi alla salute, sono una vera e propria minaccia, e sono arrabbiati ancora di più perché sanno che nel mondo esistono le alternative e si tratta solo di sposare quelle buone strategie che nel mondo già sono attuate e portano a dei risultati concreti. 10 volte il costo di lavoro dell'inceneritore, un ambiente più pulito e una qualità della vita molto più alta. Quindi chiediamo alla Giunta Rossi di sposare la mozione rifiuti zero presentata dal Movimento 5 Stelle, la presenteremo al Consiglio del 9, e di sposare per intero la strategia rifiuti zero, prevede una progressiva chiusura degli inceneritori, una raccolta di servizio distinta per tutto il territorio, una riduzione alla fonte, riuso, un'economia circolare così come la direttiva europea prevede. No, c'è, ci hanno detto che era l'anniversario di Gianni e qua si vede che festeggiano qua con le mamme non c'è. Tagliano anche le sedute del consiglio perché cominciano a avere un po' paura. Perché tagliare la voce alla discussione consiliare? Come succede al Parlamento? Ti serve. Ma lui ha detto che ti serve per vedere. Sì, no, mi serve per vedere. Poi mi serviva per condividere. Dei rifiuti completamente diversi, si può fare senza inceneritori, sposando una strategia di rifiuti zero creiamo 10 volte questi lavori di inceneritore, abbiamo un ambiente più pulito e quindi una salute sana. Allora chiediamo noi con un atto concreto, una mozione perché la regione aderisca alla strategia di rifiuti zero, in consiglio porteremo questo atto e chiediamo a Rossi di spiegare la buona strada a Renzi, quindi aderendo alla strategia di rifiuti zero, sposando un modo nuovo di gestione di queste cose. I cittadini di Scarino hanno raccolto più di 1300 firme, verranno consegnate a me e io le raccoglierò a nome di tutte le opposizioni, perché vorremmo portare la loro voce anche all'interno del Consiglio regionale, perché tutti i cittadini della Toscana, da Grosseto a Massa Carrara, sono contrari agli inceneritori.
diversi sindaci del PD si sono messi di traverso, qualche sindaco di Folloni, e altri sindaci del PD. Quindi diciamo la discussione è aperta, c'è una spaccatura all'interno del PD, c'è una parte del PD che vuole sposare il consenso, la scienza, e una parte del PD che vuole inseguire solo gli interessi. Grazie. Se quello non vada, c'è un passaggio logico. Bene. Rossi Cannevale finito, direi che è un chiaro messaggio per chiarire. Dai, sentiamo. C'era Andrea Quartini. Andrea Quartini, dopo Firenze, ora Scarlino. Quale politica quindi del Movimento 5 Stelle sui rifiuti? Ma, la politica del Movimento 5 Stelle sui rifiuti è una politica che significa strategia rifiuti zero, quindi una strategia che implica il no assoluto all'incenerimento. I rifiuti sono una risorsa, vanno considerati come tali, è possibile utilizzarli come materie prime e seconde, un po' a tutti i livelli, soprattutto con la raccolta porta a porta e la differenziata spinta. Direi di andare anche oltre alla politica rifiuti zero, che è la politica emissioni zero e chilometro zero, che vuol dire circolarità e orizzontalità, che ha a che fare anche con una democrazia vera e propria di tipo partecipato. Allora, li andiamo a chiamare direttamente. Ci sono da dalle file. Sì, aspettiamo. 1326 firme. I cittadini se ci vengono abbracciati. Attivisti. Dopo, guarda, questi due. Lo sappiamo. E noi?
Anche il tuo sindaco la pensa così, eh? Vediamo il finire. Si sposta di là. Attenzione, attenzione dietro, occhio dietro. Ciao, ciao. Abbiamo raccolto in 71 moduli 1326 firme di cittadini che sono contrari all'inceneritore e che chiedono a Rossi di ripensarci, perché nell'autorizzazione a quell'inceneritore ci sono secondo noi dei reati penali, che è stata fatta una diffida a tutta la giunta perché non firmi, anche se ci sarà l'autorizzazione online, perché potrebbero incorrere in un reato penale, in quanto mancano i bambini di emergenza nell'impianto e dunque non vengono trattati i fumi quando c'è un blocco caldaio, vengono buttati nell'atmosfera così come sono, e questo la legge lo impedisce. Tenete presente che in un anno, grosso modo, sono stati effettuati 135 blocchi della caldaia, il che significa che per 135 volte il reato si è ripetuto, cioè sono stati buttati in atmosfera fumi senza essere trattati direttamente. No, siamo venuti ad appoggiare il Colini, che ci ha sempre supportato, siamo venuti ad appoggiare un sistema del ciclo dei rifiuti che sia diverso da quello idiota dell'incenerimento. Quindi rifiuti zero. Per cui rifiuti zero. Devo chiedere il nome e cognome per rispondere. Giardelli Ubaldo, del comitato del no all'inceneritore di Scarlino. Consegneremo le firme ai deputati, ai consiglieri dell'opposizione, tutti, cioè il Movimento 5 Stelle, se c'è il Borghi, se c'è il Fattori, in maniera tale che anche loro si prendano una responsabilità di protocollarle e di seguire poi l'iter di una risposta che vorremmo ci fosse. Grazie. Prima ha parlato di giunta, si riferiva alla giunta regionale. La giunta regionale, la diffida è alla giunta regionale. Perfetto, grazie. Che è lei che dà. Cioè, non capivo se era la giunta comunale. No, o... la giunta comunale è il primo firmatario, e questo non ve l'ho detto, ma può essere importante. Il primo firmatario di questa petizione è il sindaco di Follonica, Benini, Andrea Benini, e di tutto il consiglio comunale. Il primo modulo è questo. Non mostra? Il modulo? No, se volete il modulo è il primo, c'è cioè, sì, anzi guardate, fate così. Bene? Lì un attimo ancora, scusa. Lo leggiamo. Ci andate a leggere? Sì, sì, a leggere. Ok, bene, grazie. MPT, sindaco di Follonica. Sindaco di Follonica, bellissima domanda. Celebreremo il matrimonio. Tra poco celebreremo il matrimonio tra le opposizioni e la strategia di rifiuti zero. Loro non lo sanno, ma celebreremo il matrimonio tra le opposizioni e la strategia di rifiuti zero. Sposeremo la strategia. Siamo pronti per il matrimonio. No, per dire, tante volte anche
di lavoro, una quarantina. Tommaso lo conosce, lui è Donzelli, Montemagni tra Lega, Donzelli di Firenze. Ma Forza Italia però ha detto che non è la Firenze, non ha detto che non... Diciamo, prendiamo per buono Crampegnato. Perché fa l'opposizione? Allora, 1600 no, 1326, 71 moduli, per cui io li consegno alle opposizioni perché le facciano proprie e perché facciano rispondere a Rossi di questa che secondo noi è un crimine contro tutta la popolazione di Firenze. Il fatto di crimine ha ragione di Luca, che abbiamo rilevato di reati penali nella mancanza e carenze di Firenze. A voi insieme le prendiamo insieme. Facciamo una foto insieme. Grazie mille. E poi facciamo un comunicato. Grazie mille a tutti. Grazie. Questo è benissimo. Ci impegniamo collettivamente. Il più di serio. Scarrino non so. Questo non va bene. Scusa. Ce la faremo. Un attimo faccio la foto anch'io. Dobbiamo farlo. T'ho detto anche il suo. Grazie. Sì, con la barba bianca. No, lo diceva lui, perché questa non va bene.